Buongiorno, oggi vi voglio preparare un piattino che mette tutti d'accordo, piace a tutti quanti. Faremo delle fettuccine fatte a mano con dei pomodorini colorati, eccoli qua, quindi del piccadilli, del datterino, verdi, gialli e rossi. Quindi faremo il piatto tipico della cucina italiana, la pasta col pomodoro. Però in questo caso useremo dei pomodorini freschi, e basilico, prezzemolo, origano, aglio, cipolla, tutti i profumi bellissimi della nostra terra. Quindi abbiamo le nostre fettuccine fatte in casa, eccole qua. Olio extravergine di oliva, aglio, un pochino di peperoncino, un pochino di cipolla, basilico, prezzemolo, origano. Abbiamo l'acqua sta già bollendo. In questo caso, se l'avete, vi consiglio di utilizzare una padellina d'alluminio, se no una padella qualsiasi va bene lo stesso. Quindi prendiamo la nostra padella, mettiamo dell'extravergine d'oliva. Qui è importante la materia prima, abbiamo pochi ingredienti, per cui la cosa importante, ciao Angelo, è la materia prima. Abbiamo messo il nostro olio extravergine. Poi mettiamo l'aglio. Ciao, e io ti saluto da Roma. Mettiamo un pochino di aglio. Stiamo preparando una porzione, quindi ci dobbiamo regolare un attimino. Quindi mettiamo l'aglio. Di cipolla, proprio a sufficienza per e la mettiamo nella nostra padellina. Vediamo un po' se si vede la padella. Eccola qua. Ciao Sergio, ecco qua. Quindi abbiamo messo olio extravergine di oliva, aglio, cipolla. Aggiungiamo appena appena un pochino di peperoncino. Ok. Mettiamo anche subito un po' di basilico, così sprigiona tutto il suo profumo. E nel frattempo prepariamo i nostri pomodorini. Ok. Tagliamo i nostri pomodorini a pezzetti. Eccoli qua. Benissimo. Ci vuole poco tempo, eh? Il tempo che soffrigge la nostra base. Noi abbiamo imparato per i nostri pomodorini. Poi chiaramente la quantità dipende da quante persone devono mangiare. Quindi oggi mi limiterò a una porzioncina di pezzettine per una persona. Dipende quanta persona, questa persona quanto vuole mangiare, se mangia poco, se mangia tanto. Ecco, pronti. È un piatto profumatissimo, profumato, saporito e, come dicevo, mette tutti d'accordo, colorato. Ecco qua, ci siamo. La nostra base bella soffritta, prendiamo la cucchiarella immancabile, eccoci qua, ci siamo quasi, vedete, velocissimo, veloci veloci saremo, ecco qua, fiamma viva adesso e saltiamo i nostri pomodorini. Nel frattempo andremo a preparare il trito con prezzemolo e basilico. Prezzemolo e basilico, e poi metteremo anche il nostro origano. Quindi prepariamo qui.
facciamo il nostro frigo. Ecco, proprio velocissimo. Saleremo anche i nostri pomodorini, li saliamo un po'. Ecco fatto, il giusto. Posata? Lo sono stata, lo sono stata. Ora sono single. Felicemente. Ecco qua, ma un bellissimo figlio. Ecco qua. Bene, mettiamo il nostro grigio di erbe. Mettiamo anche l'origano. Grazie Andrea. Ecco fatto. Siamo, siamo quasi pronti. Non deve cuocere molto. Ciao Sonia. Ecco qua. Ci siamo quasi, Benissimo. Vedete com'è bello cremoso? Adesso possiamo andare a cuocere la nostra pasta. Mettiamo in cottura le nostre fettuccine. Belle al dente. E poi andremo a mantecare. Mi raccomando, la mantecatura della pasta, il segreto è tutto lì. Quindi, avere un piatto di pasta saporito, una cosa importante è mantecarla a dovere. Eccoci qua, ci siamo. Benissimo, la nostra pasta è a galla, come vi dicevo, bella al dente. Termineremo la cottura nella padella, come sempre. Quindi la tiriamo su il dente, così prendiamo un po' d'acqua di cottura e ci occorre mantecare la nostra pasta. Eccoci, ancora bella al dente, altro pochino di acqua e facciamo terminare la cottura. In questo modo la pasta assorbirà tutti i sapori dei profumi e verrà bella bella cremosa. Poi, fine mantecatura, mettiamo un po' di formaggio. Ciao Riccardo! Ciao amore di zia! Buongiorno Alberto! Ci proviamo, dai! Siamo sempre ai fornelli, bisogna mangiare, facciamolo almeno con allegria. Ecco qua. Ci siamo quasi. Un altro pochino di profumi. Vi posso assicurare che con questa pasta farete un figurone, ve lo do per certo. Metteremo anche un pochino di formaggio senza eccedere e un filino d'olio, vi
pochino d'olio extravergine alla fine, che sfuggerà tutto il profumo. Benissimo, spegniamo il fuoco, mettiamo il formaggio. E a questo punto un filino d'olio, il nostro olio extravergine. Benissimo, io adoro l'olio extravergine. Ciao Alberto, grazie. Ok, possiamo anche togliere l'aglio così non dà fastidio, ormai la sua passione l'ha espletata. Benissimo, adesso impiatteremo. Abbiamo il nostro bel piatto. Andiamo a fare un bel nido. Facciamo in questo modo. Rotoliamo nel nostro mestolo. Sul bel sughetto, ecco, ecco, si vedete meglio, scusate quando per le inquadrature, ma sono sola e non riesco a controllare bene. Eccoci qua. Benissimo. Eccola qua. Vedete quanto è bella? Guardate un po' che spettacolo. Un ottimo piatto di pasta che sicuramente mette tutti d'accordo a tavola. Mette allegria, tutti d'accordo, è saporito, profumato. Ed è un prodotto della nostra terra. Grazie Alberto. Bene, anche oggi abbiamo fatto una ricetta semplice, veloce e gustosa. Quindi ci vediamo alla prossima ricettina. Baci e abbracci a tutti quanti. Ciao ciao, alla prossima ricetta e buon appetito.